In Italia si stima che ci siano circa 50.000 nuovi casi l'anno e di questi la maggior parte sono operabili in prima battuta. Penso che ci siano circa 500.000 donne in Italia viventi che hanno subito un intervento per tumore al seno. Quindi le prospettive di guarigione sono molto alte grazie soprattutto alla prevenzione che viene eseguita soprattutto con gli screening mammografici. Il tumore al seno è più frequente nella età premenopausale e postmenopausale, poi ci sono un gruppo di tumori che sono ereditari, genetici, cioè sono dei geni che determinano delle alterazioni per cui favoriscono l'insorgenza del tumore, il tumore in particolare al seno ma anche all'ovaio, e poi abbiamo molti fattori che riguardano lo stile di vita della paziente. La dieta sicuramente, l'attività fisica e il non uso di abitudini come l'abuso del tabacco e l'alcol. La dieta più validata a livello internazionale è la dieta mediterranea. Penso che ci sia anche una dieta giapponese che abbia un po' le stesse caratteristiche nostre, però per noi che viviamo nel Mediterraneo sicuramente è la dieta mediterranea. Sovrappeso e obesità sono fattori di rischio per la insorgenza della malattia e per la ripresa della malattia in donne che siano già state operate. L'obiettivo primario sarebbe quello sicuramente di evitare l'uso della sigaretta, però se ci sono degli altri sistemi che ci consentono gradualmente di arrivare alla sospensione completa, ben vengano.